La magia delle stelle di San Lorenzo e la città dei due mari saranno gli ingredienti dell'edizione pugliese di Calici di Stelle, l'evento enogastronomico dedicato al vino ideato e organizzato in tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino. In Puglia l'appuntamento curato dal Consorzio Regionale è per giovedì 10 agosto nella città di Taranto. Seminari, momenti musicali e reading arricchiranno la degustazione sotto le stelle, supportata anche dalla app Calici di Stelle Taranto, che guiderà turisti e wine lovers alla scoperta del mondo enologico regionale. In Calici di Stelle l'appuntamento ormai storico, appunto 19 edizioni in cui ci ospita una bella città della nostra regione, in questo caso Taranto, e in questo caso ci fa piacere iniziare una collaborazione con l'assessorato della regione Puglia alla cultura, e quindi questa iniziativa avrà anche un taglio particolarmente culturale, anche perché il contenitore, cioè la città di Taranto, ce lo permette. Cito solo ad esempio la possibilità di visitare il museo archeologico di Taranto durante la notte. Ovviamente in abbinamento alle degustazioni di vini, 67 aziende che rappresentano tutti i territori della Puglia, che saranno suddivise in percorsi territoriali che rappresentano, espressi poi dai vitigni che meglio li rappresentano, quindi dal nord al sud, il Nero di Troia, il Primitivo e il Negro Amaro. Quindi per una serata all'insegno della conoscenza, del divertimento e della scoperta. È molto bello anche questo percorso itinerante di una iniziativa che, se sopravvive 19 anni, vuol dire che è profondamente radicata appunto nella identità dei cittadini pugliesi, della cultura pugliese, del territorio pugliese. Di questo siamo orgogliosi. Ovviamente questa è una tappa che segna una novità, perché appunto questa idea di una iniziativa sostenuta dall'assessorato alla cultura è una novità importante, che però segnala anche questa cooperazione, questa collaborazione tra dipartimenti diversi, tra fondi diversi, per sostenere iniziative che accomunano il territorio.